Ciao crudelini, benvenuti in questo nuovo video haul di AliExpress. Sì, perché dopo un bel po' di tempo abbiamo ripreso a fare degli ordini e ci stanno arrivando. Ci sono arrivati anche degli ordini vecchissimi fatti tipo 3 mesi fa con i soldi dell'11/11 anche che ho messo da parte per farveli vedere. E quindi io passerei col farvi vedere tutte le cose che sono arrivate. Ho in mano l'orologio. Questo, se ve lo ricordate, ve l'avevo fatto vedere tra le cose che avevo scelto dell'11/11. Questo è arrivato dopo 3 mesi ed è un orologio di silicone, plastica comunque. Dovrebbero avere anche le cover, i cinturini di scorta, ma non l'ho preso ovviamente. È arrivato con già la pila all'interno, così è fermo e così si muove. Quando comprate gli orologi su AliExpress, prima di dire non c'è la pila, controllate perché ve li mandano con il pirulino qua tirato in fuori in modo che non si consumi la pila. Quindi basta che schiacciate e dovrebbe partire. Qualità prezzo 8. Ottima, devo dire, e questo qua appunto l'orologio è un po' grande, è un po' grande, però può andare, dai, per il prezzo che l'ho pagato. Io vi metto tutti i prezzi in giro, man mano che vi faccio vedere le cose, e tutti i link, se ci sono ancora, nell'info box. Poi, altra cosa dell'11/11 è arrivata dopo 3 mesi. E che non mi ha fatto perdere le speranze di ricevere qualcos'altro, ma mi sono arrivate solo queste due cose. Su altri ordini, mi sembra 3 o 4 che non sono mai arrivati. Chissà se dopo un anno arriveranno, vabbè. Vi faccio vedere. Allora, questo è un porta orecchini. È arrivato un po'. Ne ha risentito un po' del viaggio. Non è proprio come nella foto perché è più lungo che largo. Cioè, doveva essere di una striscia in più, mi pare, di due strisce qua in meno, quindi vabbè. In ogni caso l'ho pagato davvero poco, quindi può andare. Altra cosa che mi è arrivata dopo 3 mesi, e quindi potete capire che non c'entra più un tubo con l'intenzione che avevo, sono questi orecchini in tema natalizio, dove ho chiesto il rimborso, ma mi è stato dato. E poi mi sono arrivati e quindi cosa ho fatto? Siccome il prezzo era uguale praticamente, aveva 2 centesimi di differenza, ho riacquistato gli stessi, per ridare i soldi al cinesino, ho riacquistato gli stessi orecchini, gli ho detto di non spedirmi niente, di segnarli come spediti e io avrei lasciato subito il feedback positivo e così ho fatto. Quindi questi qua sono gli orecchini a tema natalizio, c'è Babbo Natale, c'è i bastoncini di zucchero, il fiocco di neve e la renina. Li ho lasciati all'interno del loro pacchettino, questo è il retro, perché appunto li userò per il prossimo Natale, quindi mi risparmio il fatto di doverli mettere via. Poi altra cosa invece che sono arrivate praticamente in un mese, perché poi a questo punto avevamo detto no, non ordiniamo più niente perché se non arriva la roba non ha senso e abbiamo provato appunto a fare degli ordini un po' prova per vedere se funzionava ancora tutto il sistema e quindi ho deciso di comprare delle cose in cui ho speso davvero poco, cioè mi ero messa il limite di 1 euro. E devo dire che man mano mi stanno arrivando queste cose che ho ordinato e quindi ve le faccio vedere. Ora mi è venuto in mente che ne ho lasciate due di là, quindi andrò a prenderle. Allora, mi sono arrivate. Intanto sta arrivando il sole, mi vedete con le griglie, lasciamo perdere. Ho ordinato questi braccialetti e queste collane in stile Swarovski. Allora, vi faccio vedere prima di tutto i braccialetti, che sono fatti così, questo in color champagne e hanno l'apertura calamita che ovviamente perderò sicuramente e vabbè, li ho pagati davvero poco quindi anche se li perdo però fanno una bella scena in estate,
Qui braccialetti del genere li trovati a 2 euro e sul sito mi sembra che li ho pagati, boh, 50 centesimi, una cosa così. Allora ho preso il color champagne, questo qua che è tutto colorato con all'interno i cristallini tutti colorati, sempre con lo stesso sistema. Poi li ho presi blu e fucsia, ovviamente. E hanno tutti appunto. Sono tutti fatti uguali. Invece ho provato a comprare queste due collane, che devo dire la verità, una deve essere fucsia se volete controllare anche nel link, l'altra doveva essere un azzurro blu, invece è bianca, cioè un azzurro blu, cioè proprio se la metto all'ombra vedo un riflesso, però vabbè, fa niente, cioè alla fine non è male neanche bianca. Questa è l'apertura, è fatta con i brillantini. Non la volevo fatta così, fa niente, perché la trovo un po' grossa, quindi fa niente. Però forse tiene di più la calamita perché va all'interno e quindi si chiude. E questa qua è quella fucsia, stesso sistema. Diciamo che se perdi la collana probabilmente te ne accorgi, se perdi un braccialetto la vedo difficile, però fa niente. Poi ho comprato questi due orecchini che ho messo anche la foto su Instagram e me li aspettavo diversi, c'è anche il pelo del gatto ovviamente. Allora, ciao. Me li aspettavo diversi, nel senso che tutte le pietre sono incollate. Quindi ho paura che si stacchino, sicuramente si staccheranno, e, però vabbè, per il prezzo uno dice cosa ti aspettavi. In sostanza avevo anche la collana, il braccialetto simile, cioè ci sono i vari colori e per fortuna ho comprato solo questi. Da lontano fanno la loro scena, ecco, però se guardiamo la fattura si vede che insomma valgono i soldi che le hai pagati. Altra cosa che ho preso, ovviamente non potevano mancare nella collezione, sono i miei orecchini, la fissa degli orecchini Double Pearl. Allora, ci sono questi qua verdini. Devo dire che sono fatti molto bene. Non hanno neanche il colore sulla base, quindi sul chiodino, quindi sono fatti molto bene, mi piacciono. E questi qua che sono grigi perlati. Molto carini, questi approvo. Poi, altra cosa acquistata sono queste collane rigide. Vi devo ammettere, non ho guardato bene l'annuncio e quindi pensavo che questa parte, aiuto, questa parte venisse più alta, cioè praticamente da largo a stretto, invece sono dei tondelli. Mio marito ha detto: "Hai comprato i tondelli del tubo dell'idraulico?" Sì, ho comprato i tondelli del tubo dell'idraulico, scema io che non li ho visti. Comunque, l'effetto è questo e sì, dai, possono andare per l'estate. Secondo me possono anche andare, sempre per la storia del prezzo. E l'ho preso ovviamente anche argento. Li ho visti proprio come intendevo io, più larghi e poi che vanno più stretti, probabilmente comprerò anche quelli perché questi così non è male, però non fanno l'effetto che dicevo io, quindi vabbè. Con questo video ho terminato, vi ho fatto vedere tutte le cose che mi sono arrivate miste di AliExpress, ve ne farò un altro con le imitazioni del Pandora, quindi se volete, siccome ho quello originale, ho guardato un po' di charm, un po' di cose su AliExpress, ho provato a vedere come sono questi charm.
Nel caso, se carico il video dopo questo, vi metto il link del video nell'info box. Ciao a tutti, al prossimo video, iscrivetevi al canale. Ciao!